Il film che state per vedere è intitolato Thomas Hirson Gramsci Monument ed è stato girato nel 2015 da regista Angelo Ludin. Il film racconta la realizzazione di un'opera d'arte che si chiama appunto Gramsci Monument, quindi il monumento a Gramsci, che è stata realizzata dall'artista svizzero Thomas Hirson. Quest'opera fa parte di un gruppo di altre quattro opere che l'artista ha iniziato a realizzare alla fine degli anni 90. Sono quattro monumenti che Hirschhorn ha deciso di dedicare a quattro filosofi che lo hanno ispirato per il loro pensiero. Gli altri tre sono dedicati a Baruch Spinoza, a Georges Bataille e a Gilles Deleuze, e l'ultimo appunto dedicato ad Antonio Gramsci. Sono opere che hanno principalmente due caratteristiche. Sono opere di arte pubblica, quindi opere che vengono pensate per lo spazio pubblico. Vedrete infatti che il monumento a Gramsci è realizzato all'interno di un parco urbano, a Forest Houses, nel Bronx di New York. E l'altra caratteristica di queste opere è che sono pensate dall'artista, ma vengono realizzate per le persone e insieme alle persone. Quindi sono opere che sono il frutto di un processo di realizzazione collettiva e partecipativa. Hirschhorn chiama queste opere monumenti, però dobbiamo cercare di dimenticarci tutto quello che comunemente ci viene in mente quando pensiamo ad un monumento. Quindi dobbiamo scordarci la statua in bronzo o in pietra che sta in mezzo ad una piazza. Perché quello che Hirschhorn cerca di fare è proprio ripensare radicalmente l'idea di monumento. Per lui, infatti, il monumento non è qualcosa di statico ed esclusivamente celebrativo, ma è il frutto di un processo di realizzazione collettiva. Tanto pratica, quindi persone che si mettono insieme realizzano qualcosa, quanto intellettuale, quindi frutto di un pensiero collettivo. Vedrete poi nel film che forma prende questa sua idea di monumento. L'ultima cosa importante da dirvi è chi è Antonio Gramsci, la persona a cui è dedicata l'opera d'arte. Antonio Gramsci è stato un personaggio importantissimo, è stato un filosofo, un pensatore, un politico italiano, ha fondato nel 1921 il Partito Comunista Italiano. È stato soprattutto un antifascista che ha lottato per le proprie idee e per i propri valori. È stato addirittura incarcerato per 11 anni dai fascisti. E proprio dal carcere ha scritto tutta una serie di appunti che sono stati raccolti in un'opera che si chiama Quaderni dal carcere. Quando pensiamo a Gramsci possiamo immaginarcelo come una persona estremamente impegnata e interessata nei confronti della società. Pensate che una delle sue opere più belle è intitolata Odio gli indifferenti, che secondo me è un titolo che rende molto bene l'idea di una persona che ha lottato per tutta la vita contro l'indifferenza della società nei confronti delle classi sociali più deboli, più povere e più vulnerabili.